Ciao a tutti, oggi prepareremo il lecca lecca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Facciamo presente che questa è una ricetta che potrà essere eseguita solo ed esclusivamente da chi possiede il Bimby TM6. Gli ingredienti sono zucchero semolato, acqua, essenza di limone, sciroppo di glucosio, stecchi per lecca lecca e colorante per alimenti in gel che è facoltativo. Diamo il via alla ricetta. Questa ricetta potrà essere eseguita solo in modalità guidata, per cui abbiamo selezionato già la ricetta lecca lecca, andremo a cliccare, mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, facciamo la tara, l'acqua, e un cucchiaio di glucosio che noi abbiamo già preparato ovviamente con il Bimby. Aggiungiamo l'essenza di limone che anche questa è facoltativa. E un quarto di mezzo cucchiaino di colorante per alimenti in gel. Noi stiamo utilizzando il giallo. Posizioniamo il coperchio, come dice la ricetta, senza il misurino. Andiamo avanti, tempi e temperatura sono già impostate, quindi ruotiamo la manopola, trascorso un po' di tempo il Bimby inizierà la caramellizzazione e le lame si fermeranno, è tutto regolare, fate proseguire il Bimby nella sua cottura. Versiamo con attenzione lo sciroppo su un tagliere rivestito con carta da forno o una teglia rivestita con carta da forno, facendo attenzione a non scottarsi. Posizioniamo uno stecco per lecca lecca. E proseguiamo così per tutti gli altri lecca lecca. Una volta completata abbiamo rimosso con acqua calda i residui dello sciroppo rimasti sul bordo. Adesso riposizioniamo il boccale. Versiamo un litro d'acqua. Andiamo avanti, chiudiamo con il coperchio, questa volta con il misurino, andiamo avanti e azioniamo la modalità lavaggio. Torniamo indietro, abbiamo saltato un passaggio. A questo punto possiamo procedere a lavare manualmente il boccale. Lasciamo raffreddare per 10-15 minuti lecca lecca prima di servirli. Abbiamo lavato e asciugato il boccale, nel frattempo i lecca lecca si sono raffreddati, adesso li andremo a staccare delicatamente dalla carta da forno. Staccheremo tutti e li andremo a servire. Lecca lecca possono essere confezionati uno alla volta con pellicola trasparente ed essere conservati per qualche giorno in contenitori con chiusura ermetica. Grazie
e alla prossima ricetta!